Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video su Biggie House e oggi con la nuova deck profile di Tribrigade Zoo. Per il semplice motivo che abbiamo reworkato la lista, non è che cambi tantissimo, però abbiamo deciso di reworkarla e di riportarla nel canale con la versione secondo noi più forte e più consistente e soprattutto molto più forte in going second. Ma tralasciando questo, partiamo con la lista. Cominciamo ovviamente con i Tribrigade, sono i 3 Fractal ovviamente. Leggende narrano che questo mazzo non possa partire senza questa carta in mano. Far partire la combo è veramente troppo forte. Lui furisce i suoi amici praticamente e vabbè, fa la solita roba di bannare per evocare un link, pare l'increditing dei bannati. Non starò qua a fermarmi se fai dei Tribrigade perché penso che sapete già che è abbastanza bene. Poi giochiamo 3 kit. Lui quando viene mandato al cimitero furisce una carta Tribrigade e poi fa la solita roba. È utilissimo le 3 per perché... Insomma, quello che ci cerchiamo nel caso in cui abbiamo già Keras in mano è quello che si deve cercare a turno 2 perché ci permette di avere un accesso per i 2 Tribrigade già lui da solo. È molto forte. Poi giochiamo 3 per di Nerval, lui cerca Tribrigade, diamo di Kit o di Fractal e ci cerca gli altri. E poi 2 Keras perché fa schifo. Cioè, nel senso, si speciale la mano scattando 3 Beast, carino. Ne giocherei anche 3 in realtà, giocando soprattutto il gatto, però va bene così in realtà, è molto bellino. Va bene così, non siamo di più. Tanto di solito a turno 3 non ci arrivate mai. Giochiamo ancora i 3 gatti. Questo arriverà ultra. Giochiamo ancora i 3 gatti perché è fortissimo. Da solo ci permette di avere 4 tribiste al cimitero di suo e fare cheat in campo, che è qualcosa di abbastanza illegale. Sì, si prende quasi sia entrap del gioco, ma sti cazzi. Cioè, obiettivamente il mazzo comunque in ogni caso da 2 entrap ci perde lo stesso. Tanto vale giocare una carta che almeno ha una power play. Noi giochiamo la power play che sono Zodiac, uno lama, uno stocco e la carta più forte di Yu-Gi-Oh. Lui può essere letteralmente chiunque. Lui ogni tanto può essere utile a cercare di tanky per darci prendere materiale al cimitero. Si dà anche questo 4 materiali al cimitero come gatto. Anche se raramente, se prendiamo i tanky a meno che abbiamo già Fractal, raramente ci sarà bisogno in realtà di farla comunque di Zodiac, esattamente come non c'è tanto bisogno di fare quella col gatto. Però è una roba utile da sapere. Lui è utile perché fa la stessa cosa ma nel caso in cui le pescassimo entrambi. Lui, anzi, ci farebbe anche meglio perché pescheremo anche uno. E questa c'è con Zodiac dal deck. Questa è veramente troppo forte. Ci permette di accedere qualsiasi problema e fare Zeus, che è qualcosa di illegale. Adesso fanno schifo obiettivamente rispetto a prima perché non hai più no, sono inutili in going first, ma peggio sono mostri da macinare di Keras. Però in going second aiutano veramente troppo. Sono veramente troppo forti. Come Entrap, che sono le carte che ci permettono di vincere le fette in 3 partite. 3 Ash, 3 Bell, anche questa arriva la terza Secret. 3 Veiler, 3 in perma, 12 entrap che non sono mai abbastanza. Non gioco gamma perché fa schifo. No, giocando di Zodiac e non avendo spazio in extra per giocare né lambda né omega, non ha senso giocare i gamma perché diventerebbero carte morte. Se giocate Tribrigade puro ci stanno se avete lambda, altrimenti anche lì potreste cavarli. E scadendo il fatto che tanti considerano la presenza di gamma quasi scontata in Tribrigade, spesso hanno comunque paura di tirarvi ash su Fractal o su gatto. Di conseguenza basta il mind game. Punto gamma non serve a niente, ci aggiunge soltanto un break nel mazzo, quindi l'ho cavato brutalmente. Mi sono trovato veramente bene senza, anche perché sinceramente ogni volta pescarlo era una carta morta, se non ci tiriamo l'entrap subito era una carta morta. E appunto, non giocando lambda lo sarà per tutto il duello, a meno che non andate secondi o a meno che non vi tirino ash le giocate importanti. Mentre queste entrap qua sono molto belle. Ash, beh, il solito entrap più forte del gioco. Bell è molto forte contro Drytron e Tribrigade. Prima giocavo Smay al posto di Bell, però mi sono trovato a giocare contro Tribrigade da secondo con una paura immensa che avesse Revolt e senza poter, e con Phantasma in mano non ci faccio niente, per quanto sia forte. Ma poi obiettivamente se andate a un local abbastanza variegato come il nostro, giocare una entrap sempre generica va sempre bene. Veiler va bene contro tutti e in perma anche. Veiler è tornato forte più che altro per la presenza di Tribrigade, perché Veiler in perma alla fine bloccano totalmente le giocate, a meno che non si peschi Revolt. Questo è l'entrap migliore del formato, obiettivamente. Ce cioè, sono 4 di buone e sono queste qua. Se volete contare 5 con gamma, ma a me gamma fa schifo. Poi 3 tanky, niente, questo è fumo sia cercarsi Fractal che gli Zodiac, che va sempre bene. E ecco un bustino di 100 che su Fractal non è da sottovalutare, visto che è diventato 2000. Poi 3 Desire, tanto giochiamo tutto 3 per gli Zodiac, se tiriamo Desire possiamo anche permetterci, vuol dire che ci possiamo permettere di bannarli. Diventa tragica nel momento in cui ci banniamo più di 3 nomi, obiettivamente. O un 3 per di un nome, o 2 Keras, ma di solito la tireremo sicuramente dopo aver almeno fatto Fractal, roba così, a meno che non partiamo proprio male, di conseguenza. Di solito il problema non si pone, visto che giochiamo tutto 3 per. Poi un Colled, che è una power card immensa, non so perché non sia a sto punto bannato, piuttosto che metterlo a 1, ma...
3 Revolt, non giocatela a meno perché questa carta non ha senso, è veramente illegale. Pescarla è meglio di cercarla sicuramente. Se pescate Revolt di solito avete sempre la possibilità di schivare praticamente qualsiasi entrata che vi possa dire il vostro avversario, perché avete già la carta che vi siete cercati di ricombo. Quindi è molto bello, avendone 3, come giocarla a 3, sempre. È illegale, ripartenza, Banisher. E poi giochiamo un Ordine Imperiale che è sempre forte. Come extra giochiamo una Mirage per quelle volte in cui partiamo con Kit, meno raro di quanto possa sembrare. Se dobbiamo farlo con Nerva vuol dire che siamo molto tristi, però con Kit va anche bene. Poi due Barren Blossom, una serve di combo diciamo, l'altra va bene come ripartenza. È mille volte meglio in grand game di Birbrum, per quanto Birbrum abbia quell'effetto di recuperare delle bandite, quindi ci giocate, però possiamo scattare due, soprattutto nei turni avanzati è raro, perché non possiamo neanche permettercelo. Questo mazzo di solito conclude turni con una carta in mano, due, che sono le trap di solito. Beh, lei è fortissima, è veramente troppo forte. Evocarsi uno dalla mano, pesca uno, dampa uno, quindi ci sistema la mano, di solito ci toglie doppie brick. C'è da pescare carte potenzialmente utili, molto bello. Una Birbrum, l'effetto di dare, quello che ti vedremo sempre, quello di scartare due per rebornare uno, spesso è abbastanza inutile in quanto la maggior parte delle carte che abbiamo in mano sono carte forti di solito, quindi entra proprio così, di solito non possiamo permettercelo. Più che altro è forte nei momenti in cui vogliamo buttare più roba sul tavolo oppure abbiamo carte da buttare, quando vogliamo pushare per auticappare, per darci un po' di una spinta in più che può sempre far comodo. Questo che è fortissimo, rimbalza cose con Tribade, è fortissimo, con qualsiasi mazzo è fortissimo. Un Rugal, molto bello. Spesso nei momenti in cui non possiamo fare Appulusa è molto buono perché ci permette anche di evitare Twin Twister e roba così, quindi è molto carino. E ci dà recupero nel caso in cui ci facciano anche lì Twin Twister su Revolt prima che abbiano niente in campo, nel momento in cui non ha senso fare Omen, facciamo lui e alla peggio ci recuperiamo una carta, quindi va bene. E torno dopo un Ascescode carico. Lei che più delle volte serve per fare Ascescode, però ogni tanto è carina contro Drytron, contro Shaddoll. È molto buona da fare in alternativa a DDL. Ci chiamo due Shurai, che è il mostro con l'aspetto più bello di Yu-Gi-Oh! Ed è troppo forte. Vabbè, è illegale sto mostro. Entra banna. Più che altro due, non è lo stesso aggiornamento di Ferrisit, perché tanti lo usano di combo, ma a me non piace usarlo di combo perché non serve obiettivamente a un cazzo cercarci roba in più. E buttarne via uno spesso è molto rischioso. Sempre due, evitate di usare la turno uno, consiglio, perché se rimanete senza, poi non avete più la power play praticamente, che è la cosa più forte che fa sto mazzo, sto mostro. Polusa, che la facciamo di combo. 3, 4, a 2 la facciamo poco, anche perché si può fare da 2, ma spesso non ne vale neanche, non ha senso farla da 2. Di solito è da 3 e se partite forti anche da 4, che è molto bello. Contro tipo Drytron farla da 4 è molto bello. Un capitano, sto mazzo senza questa carta non può giocare, cioè non c'è niente da fare, questa carta è troppo forte per sto deck. È un mazzo che in grand game non ci arriva, ma anche perché oltre che finire prendendo tutte le proprie risorse in due turni, visto che non ha niente che faccia di per sé recovery, questa mazzo è troppo indispensabile perché ci aiuta a ticappare o ticappa da solo, è una carta che non ha senso. Un po' come Salamanghita, abbiamo 144 attributi di link diversi, abbiamo vento, terra, fuoco come minimo, c'è anche dark di solito. No, non è neanche giocabile sto mazzo probabilmente senza quel mostro, perché come chiudete le partite, non le finite le partite senza Ascescode. E poi gli ultimi quattro carte ovviamente sono su 1, attacca diretto, scambia materiali, Reborna e Zeus. Giochiamo a 3 perché siamo nel caso in cui facciamo la combo di Ratpier, quindi Ratpier mando Throgblade, Chacanina, Reborno, facciamo semplicemente i due mostri per... E se metto un materiale in più possiamo farci sopra anche Tiger o Borbo per avere un mostro in più, o anche due se ci servono, farli entrambi. Ma spesso, più delle volte, se abbiamo semplicemente per fare uno 0 da 4, molto pratico. Questo mostro non ha senso, io spero lo bannino con anche abbastanza velocità. Mazzo non è tanto diverso da Triplicate puro, perché tanto quello che fa è quello. Però diciamo che Zeus è una power play della madonna, mi ha aiutato tantissimo nei quei second. Non ci sono state partite che ho vinto proprio grazie a lui, però ha dato sempre una mano, per quello Zodiac lì che arriva fa paura, sempre quello, è quasi più mind game avere gli Zodiac, tanto possiamo permetterci di perdere la norma, poi se potevo con Barrage è sempre Zeus in campo. Comunque best deck, sopravvalutato, ma non c'è niente di meglio obiettivamente, quindi più che altro è un botto versatile sto deck, quello è il vantaggio che ha. Esatto, e poi le entrap aiutano moltissimo. È avere un mazzo che permette di giocare dalle 12 alle 15 entrap molto spesso porta sempre a casa la partita. Un po' mi dispiace perché giocare delle carte che non sono effettivamente dell'archetype, ma giocare entrap che sono negate gratis fa un po' ridere, però ci sono, si possono giocare, quindi sti gran cazzi. In ogni caso, per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, campanellina, Instagram, ciao Ez!